televisione. Niente bar, niente giornali, neanche un'insegna stradale. Solo questo vento che ti assale come uno scippatore a brodo. Ma lasciamoglielo agli indiani. Guarda, un tacchino. Ah, Volturio! Ma che sfiga. Senti, Bella, la prossima volta vediamo di prendere l'aereo, eh? Hai qualche cosa contro gli dirottamenti? Non sei mai stata il tipo di ostaggio? Non sembri neanche un'ebrea. Curiamoci adesso poi un po' di cenere dentro nulla. Perdono, perdonami, Bella. Bruti, ricordati le scritture. Bagna il deserto finché fiorisca, ma non farlo controvento. Vorresti vedere un indiano in carne ed ossa che avanza su qualcosa che sembra un mulo? Non avrei dovuto lasciare la statale, è uno dei miei soliti errori quotidiani. No, volevo farti vedere un bel paesaggio, ecco. Al diavolo i bei panorami. Io credo che ci siamo irrimediabilmente sbarriti. Tieni, reggi un po' tua madre, su. Dico. Andiamo. Sì. Ci siamo smarriti irrimediabilmente. Ma niente panico, eh? Niente panico, vai! E da qualche altra parte? Neanche. Ma dico, ci sarà bene da queste parti un motel, non so, un McDonald's, una pompa di benzina. E la Ford blu laggiù. È sua? Sì, sì. La chiave, c'è? No, perché? Posa qua. Senta, io non vorrei sembrarle indiscreto, ma lei che cosa vuole fare con la mia chiave? Mettere in moto. Pezzo di imbecille! Senta, io non sono abituato a impelagarmi in discussioni inutili. Comunque sono pronto a trasportarla dappertutto, anche nel Texas, se lei vuole. Come vede, non c'è proprio nessuna ragione di rubarmi la macchina e lasciare morire assiderati me e mia figlia Ruti dopo il tramonto del sole. Avanti, muoviti. Sì, ecco. Il mio bracco è gravido. Dica a quella mocciosa di portarmi la preda. Rudy, hai sentito che cosa ha detto il gentiluomo? Portagli la sua preda, su. Il mio paese, gli storpi, li affogano come gatti appena nati. Come osa dare della storpia a mia figlia? Siamo rinchiusi tra le mura, o meglio, quando siamo messi al muro. È solo allora che noi cominciamo a lottare contro le avversità come leoni. Beh, oddio, se non proprio come leoni, almeno come cani, no? Coraggio,
bla bla bla. Ma sì, figlia mia, sì, è proprio così, vedi? E grazie a questo spirito di resistenza che io sono riuscito a sopravvivere a Hitler, alla grande depressione, a tre fallimenti, a un infarto e mezzo, e persino, e lo dico non senza venerazione, a tua madre. Ah, era dolce come il miele, fino a quando non nascesti tu. Voleva addossare a me tutta la colpa. Arnold, mi dissi appena sveglia dopo il parto cesareo, tu mi hai messa incinta durante le feste consacrate, cioè, ubriaco come eri di vino Moscovitz, in preda ad una delle tue forme di lasciva libidine, mi strappasti di dosso il vestito, un abitino beige che io mi ero conquistata la Menses, e sfogasti le tue voglie animalesche sul tavolo da cucina. Ma per forza il Signore ci doveva punire dandoci una figlia che non sarà mai né un avvocato né un medico né tantomeno una spogliarellina. No, figlia mia, tu per me non sei mai stata mai una punizione, ma un dono divino del Signore, sia pure con qualche, diciamo, imperfezione. Monito che la perfezione non è di questa terra, perché solo Dio è perfetto. Però se ci pensi bene, anche lui nel giardino dell'Eden qualche granchio l'ho preso, no? Ma tu pensa alla mela, al serpente, pensa a quella meravigliosa nudità, ma dico, come si faceva a resistere a tanta costola con o senza un tavolo da cucina? Secondo me neanche il Dio avrebbe resistito, pur avendo ammonito quella splendida creatura nuda, concealed under the apple tree. Oh figlia, tu sei una reliquia per me, tu sei la vittima per eccellenza, e se lo puoi sapere, solo una vittima merita amore. Smettila, va bene, va bene, io ti prometto che torneremo a New York, alla Riverside Drive, angolo 99esima, dove tua madre voleva essere sepolta. Su, figlio mio, su, avanti, la speranza è l'ultima a morire. Io dico che ci deve essere tra queste montagne rocciose dimenticate da Dio almeno un mezzo di locomozione, no? Sbaglio? O sento il rombo di un tir, il cigolio di uno scuolabus? Sbagli? Arriverà. Ma tu credi che io mi sarei messo a fare il commerciante di biancheria da uomo se non credevo nei miracoli, eh? Lo sai che cosa ci vorrebbe adesso? Uno di quei trucchi che fanno gli autostopisti. A dire il vero io non ho mai fatto l'autostop, però potrei sempre tentare, no? Per esempio potrei cacciare il dito. Oppure agitare le braccia per segnalare un'emergenza. Oppure alzare il pugno chiuso. Questi camionisti sono ancora comunisti, sai? Oppure mi potrei inginocchiare e congiungere le mani, casomai dovesse passare qualche cattolico. Oppure potrei sdraiarmi in mezzo alla strada per farmi investire. Vorrei proprio vedere chi è che osa investire un membro della Camera di Commercio, un abbonato nel New York Times, un titolare della carta American Express, sia pure scaletta, ecco. Oppure potrei fare il seducente e mostrare la gamba. Sai, questi comunisti, camionisti, se la fanno anche da sempre con gli scolaretti. Oppure potrei strapparmi i capelli e cospargerli con le ceneri di tua madre intonando un Kadish. Oh, glorio! Basta così! E se fingessi di suicidarmi?
Però facendo bene i calcoli, di modo che all'ultimo momento venga qualcuno a salvarmi poco prima di cadere nel precipizio. Oppure, in ultima analisi, potrei fare il duro alla Humphrey Bogart. Su le mani, bello! Alza il culo da quella carcassa. Dammi le chiavi e mettiti contro il muro, una mossa sai, altrimenti ti mando in pasto ai vermi. Dopodiché io e te ci allontaniamo pian pianino del tramonto. Beh, come me la cavo? Sei una schiappa! Prodigio! Nel deserto vedo un indiano bello, snello, primitivo e con coperta. Avrà mai sentito parlare di Auschwitz o di Einstein o di pane azio? Per grazia di Dio, Buffalo Bill non era ebreo. Insomma, dai su, cerca di essere normale, figlia mia. Aug! Aug! Come ha detto? Mi sono smarrito. Lunga la strada per Santa Fe. Ah sì? Lunga, lunga la strada per Santa Fe. La geografia non è mai stata il mio forte. Lunga, lunga, lunga la strada per Santa Fe. Sì, ma lunga quanto? 5 giorni e 5 notti. Ah, oh, lunga davvero, eh? Lunghissima. Io non voglio andare a Santa Fe. Io nemmeno. La vita è piena di sorprese. Chi è sorpreso? The answer is blowing in a wind. Non mi è mai piaciuta Santa Fe. E New York? Lunga, 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 lunga la strada per New York. Per piacere ci porti con sé. Via dal mio deserto. Per favore, un momento solo, ecco, mi ascolti. Lasci che le spieghi, per piacere. Torna indietro, brutto stronzo! Scusi, scusi, un'espressione. Veramente una parolaccia imperdonabile dettata dalla disperazione, no? Disperazione, dalla disperazione. Guardi che io non ho alcun timore di morire in queste praterie desolate. Sto esagerando un pochino. Ma io la prego per la mia famiglia. Le posso presentare mia figlia Rudy? Ah, un gioiello. Un angelo. Un amore. Tutto amore per il prossimo e per qualsiasi forma di vita. Dagli scarafaggi sino ai cactus. Questo mi ha dato qualche piccolo difettuccio, diciamo. Così come parlare un po' confuso, due o tre tic nervosi. Una certa difficoltà con le tabelline, sia pure marginale. E qui è mia moglie bella, deceduta lunedì scorso, pendente del giudizio spuntato in ritardo. Le si gonfiò la faccia e all'improvviso scoppiò come un bimbo. Ma chi l'avrebbe detto? Chi l'avrebbe detto se si pensa ai miracoli che fa oggi la scienza? I miracoli della scienza? Sti macellai, questi dannati dentisti dilettanti, 29 anni di matrimonio. Non ci eravamo conosciuti alle scuole superiori, entrambi ancora innocenti. Mi perdoni la confidenza, ma le assicuro che i denti di mia moglie non erano veramente bracchi. Eppure malgrado tutto, ma chi l'avrebbe detto? Al giorno d'oggi che si fanno trapianti, si fabbricano addirittura cuori e reni artificiali per la farlo morire per un dente. Mai ho conosciuto altra donna. Oddio, sto esagerando un pochino, ecco. Eppure tutto quello che accade qui e ora è solo colpa sua, sì. Mi fece promettere sul suo letto di morte che io l'avrei riportata a New York all'angolo Riverside con la 99esima per spargere le sue ceneri in quel parco dove era stata felice un paio di volte.
Oh, lei ha sempre avuto paura dell'aereo e così io mi stavo dirigendo verso est con la mia auto quando un maledetto cacciatore me l'ha rubata. Ora, vede, se lei ci potesse accompagnare, non so, la più vicina fermata di autobus o un posteggio di tassi, ecco, io naturalmente le rimborserei le spese, tutte. Mi deve credere, il generale Custer non mi è mai piaciuto. Take my hand, I'm a stranger in paradise, oh lost in a wonderland. E non ho niente mai. Aro, Weissman, spero di non incomodarla. Le ombre si allungano. Ah, sì, magnifico tramonto. Veramente sublime. Ma lo so che mia moglie era fanatica per la natura incontaminata. Quando la luna spunterà, più o meno tra un'ora rotonda, come un ventre gravido, prenda questo animale e cavalchi fino alla pompa di benzina di Marion, 2 miglia a sud, là dove a mezzogiorno sostano i grandi pullman. Prenda il sentiero Cherokee fino al belvedere 12.000 piedi sopra il livello del mare e poi giù, per la gola. Là troverà 2 rocce aguzze, come i denti di un vampiro assetato di sangue. Poi proceda per la foresta pietrificata fino a superare la cascata e là, oltre il precipizio, attraverso la notte fonda, si snoda lucente la statale 99. Capito? Grazie. Non ringraziare, ripetere. Dunque, si arriva alla pompa di benzina di Marion, no? Poi ci parli su. Questo animale conosce la strada. E di a Marion non niente lacrime. Deve imparare a soffrire senza lacrime. Appurri, Marion! Queste pietre sono sacre. Bel posto per morire quando la luna è piena. Chi deve morire? Donna Bianca fa troppe domande. Senta, io non vorrei impicciarmi nei fatti suoi, ma non pensa che sarebbe più pratico morire un'altra volta, non so io, tra una settimana? Che fretta c'è? Io voglio la carità. Sono salito solo su un cavalluccio ad otto. Uomo bianco fa troppe chiacchiere. Hai freddo? Sì. Tante grazie. Sedetevi ed aspettate la luna mentre io mi preparo per il grande spirito. Il pelle rosso è troppo silenzioso. La pulizia è cosa buona e giusta. È suo questo grazioso uccellino? Bel tramonto. Magnifica serata, eh? E con ciò, il bel tempo non mi è mai stato di grande aiuto. Non va via, non va via, non va via. Cosa fa? Ma non vuole mica scorticarsi vivo. Chiudi il becco, viso pallido, eh? Ho provato col chip, ho provato con ace, ho provato con omino bianco, dico che non va via, non va via. Ah, maledetto color rame, merdaccia di rame. Io non avrei dovuto stare a sentire quello stronzo di un ebreo. Pregiudizi razziali al giorno d'oggi. Sotto la pelle tutti gli uomini sono uguali. I brutti, schifosi, puzzolenti ebrei con i piedi piatti, no. Papi puzza, ma solo dopo la ginnastica. Poi chi sarebbe questo stronzo di ebreo? Il tassista. Oh, mestiere molto impegnativo, sì, sì. Al secondo posto come tasso di mortalità. Ma crepino pure, crepino tutti in un maxi stomaco. Cosa fai? Cosa fai? Lascialo perdere. Questi uccelli mangiano le carogne, ti pizzicano il popò. È mai stato ad Albuquerque? No. Meglio così. Arrivo là, con l'autobus di mezzanotte, stanco morto. Una birra, un letto, mezz'ora di TV, ecco, non volevo niente di più. Scendo sempre all'Howard Johnson. Ma che Howard Johnson? Amy Jablonski lo dovrebbero chiamare.
Ah, questi porci ebrei. Avevo prenotato 3 giorni fa e io non sono mancio da buttare via. Ma c'è una partita in città, di basket, naturalmente, mica giocano a pallone gli ebrei. Il portiere mi vuole dare a bere che non c'è posto nell'albergo. Io urlo, ecco la mia carta di credito, gli mollo anche un bel verdone, niente da fare. C'è fatta 1:30, le emorroidi cominciano a prudermi. Ma perché non prova allo Sheraton, mi fa? Non c'è posto allo Sheraton. Provi all'Holiday Inn, non c'è posto all'Holiday Inn. Provi al Western Skies, non c'è posto al Western Skies. Tutti pieni zeppi di questi figli di puttana, alti 3 metri, con naso d'unco che giocano a basket. Uno di loro mi dribbla davanti al Midtown Hotel. Uno zudicone di ebreo, secco e lungo, col naso da qui a Los Angeles. Ma perché non prova al centro giovani cristiani, mi fa? E passa sotto l'insegna luminosa. Prendo la volontà, sì. E la prima cosa che mi dice questo Giuda, mi dice, guardi, che qua non c'è nessun centro giovani cristiani. Ah, cominciamo a chiacchierare. Grave errore. Dopo un poco mi fa, ma perché non prova al villaggio indiano di Copperfield? Senta, mister, gli faccio io. Io sono uno che lavora sodo, riparo i pali della luce, non è un gioco da ragazzi. Sì, sabato notte io non ne passo in una lurida topaia come un lurido pelle rosso ubriacone. Sì, d'accordo, ma io ci sono stato, al bagno, la carta igienica è di ottima qualità. Sì, sarà pure vero tutto quello che dice lei, ma quelli prima mi fregano i soldi e poi mi scusa. È vero, mi fa. Giriamo un altro po', si è fatto quasi giorno, non riesco a tenere gli occhi aperti. Il tassametro segna $12.75. Allora lui gira il grugno e mi fa, mi è venuta un'idea. Adesso io la porto al supermercato nella 33esima, è aperto tutta la notte. Lei si compra un bel fondotinta color rame, se lo spalma addosso, profuma pure, così sembra un vero lurido pelle rossa. E nessuno la sgozza. Avrei dovuto rompergli il muso all'istante, strappargli la lingua e legargliela attorno a quel suo nasone. E invece? Sbarco in culo al mondo tutto imbrattato di quella merda color rame. Il portiere ha 3 occhi, uno sulla schiena, ma non nota niente, mi fa, fratello, ho un letto per te, non chiedo altro. Sì, ma nella stanza c'è un altro letto. E nell'altro letto, va bene, non fa niente, pago il doppio. No, è che nell'altro letto ci dorme gran capo Charlie Falco Giallo. Va bene, lasci stare. No, ma non me ne frega niente. È un perfetto gentiluomo. E in quell'altro letto c'è questo lurido pelle rossa. E dorme, è un russa, e non si muove e respira appena. Chiedo la sveglia alle 7:30, devo prendere l'autobus per Santa Fe e riparare altri fottutissimi tagli. Mi butto sul letto vestito, dormo come un sasso e alle 7:30 mi svegliano. Mi sbrigo, vado al Lovo Johnson per fare colazione. Non ingrano senza i dolci con sciroppo d'acero. Ma c'è una fila di 5.000 giganti ebrei. Sto per conquistarmi uno sgabello quando questa brutta puttana ebrea, biondo ossigenata e barbuta mi apostrofa. Pelle rossa, aspetta il tuo turno. Pelle rossa. Quale pelle rossa? A chi? Pelle rossa. Ho dimenticato di togliermi via questa merdaccia color rame e adesso tutti mi prendono per un lurido pelle rossa. Non litigo mai prima di colazione. Vado al bagno, aspetto che sti zoticoni finiscano di pisciare e appena solo comincio a lavar via questa rodaccia. Niente da fare, sfrego, strofino, gratto, allora che faccio? Torno al supermercato, compro tutti i detersivi, sborso sui $10, provo con Lux, provo con Ajax, provo con Palmoline. Aiutatemi, aiutatemi, vi prego. Più forte, più forte! Ma non vogliamo farti male, dai! Maledette canaglie brevi! Voi mi avete fatto del male per tutta la vita! Pelle di rame! Splendore di rame! Principe di rame! Non agitarti! Tu, sanguini! Ma cosa fai, Adriano? E il ruggino non è mica un gelato di cioccolato, neanche! Senta, la voglia la mia opinione. Lo sa che cosa è successo a Copperfield alle 7:30 del mattino? Cosa? Non hanno svegliato lei, ma il gran capo Charlie Falco Giallo. Ah, sì? Sì! E lei sta dormendo ancora in quel letto lì, Albuquerque. Buongiorno, grande capo Charlie! Io mi chiamo giù. Fino a 8-9 anni, pertanto mi chiamavano Joe Brunudo. Ma mio fratello maggiore, quando andò in città, promise di portarmi un paio di pantaloni, come li portano i ragazzi bianchi. Pertanto lo aspettavo sulla soglia di casa. Ma mio fratello se ne era dimenticato, e così per altri 3 anni sono andato in giro a culo nudo.
Mio fratello non mi faceva mai andare al cinema, perché al cinema gli indiani la prendevano sempre di santa ragione. E così ho visto il mio primo film quando Gary Cooper era già morto. Ma la mamma lo convinse a comprare un televisore, perché gli indiani spesso vincono, diceva lei. Pertanto gli costò tutti i suoi risparmi, e per di più erano anni che Billy non vinceva un incontro di box. Era scarso, era talmente scarso che l'arbitro cominciava a contare ancora prima che lui salisse sul ring. E poi, quando accese su canale 2, c'era John Wick che ammazzava di botte gli indiani. Pertanto prese il televisore e lo sgravamento giù nella valle di San Ferdinando. Poi andò in banca per chiedere un prestito. Signore, disse, la mia unica garanzia è la mia faccia onesta. La sua faccia, disse il direttore, vale al massimo una risata. La mattina dopo lo ripescarono dalla cisterna dell'acqua del colorificio. Era di tutti i colori dell'arcobaleno. I soldi non sono tutto quando c'è la salute. Chissà perché quando sono al verde non mi sento tanto bene. Non era quello il modo di pulire. Avrebbe dovuto mettersi tutti gli ornamenti da capo tribù ed andare così verso gli eterni sentieri di caccia. Andrò io al posto suo e lo farò come si deve. E devo pure sbrigarmi a tirare le cuoia prima che sorga il sole ardente e le mie ossa comincino a puzzare. Ho una sola paura. Incontrare il grande spirito. Dovrei pisciare. La vescica mi brucia. Ma non è possibile. Devo trattenere tutto in corpo, altrimenti muoio impuro. Così deve essere. Così deve essere. Dov'è l'erba sacra? Io so come morire e presentarmi al grande spirito. Io so come si muore. Il grande John Wayne mi ha sparato almeno 3 volte. 3 volte sono caduto al galoppo da un ronzino schifoso e mi sono spappolato le reni, solo per poi finire sul pavimento di una sala di montaggio. Per favore, non morire adesso. Che ti importa, compagno? Che ne sai tu di tradimenti, eh? Il mio unico grande amore, Civita, ha tradito il mio cuore sanguinante. Per 4 anni gli ho fatto la corte d'inverno, gli ho fatto la corte d'estate, gli ho fatto la corte qui, a Watts, a Wiltshire, e sotto la luna piena sul boulevard. Finché una sera aprì la porta, si sciolse la collana di perle e mi prese tra le sue braccia e le sue gambe. E io mi sentii a casa, dolce casa. Poi un giorno uscì per prendersi un sandwich e io trovai il suo diario segreto, non volevo leggerlo. Lo lessi. E 1 più 1 non faceva più 1 come io avevo sperato, ma 2, 3, 4. E l'angelo con la spada di fuoco mi cacciò fuori sul boulevard. Dov'è Falco Giallo? Tu sei Falco Giallo! Io non sono Falco Giallo. Una volta ero ciò che ero, lei ha portato via ciò che ero. Quanti cazzi entrano in una ficca? Io gliene ho infilato uno da farle vedere le stelle. Lei mi ha sbattuto tanto da farmi scoppiare le palle. Colombella, faccio che dice il libro sacro. Va via da questo zingaro, via da me. O t'ammazzo, stronzo d'un ebreo. Lascia aperta la tenda e ci fa piovere dentro, è chiaro. Sparisci, sparisci e lasciami morire. Io sono una novità, ma diventerò qualcuno. Sì, mi vuoi fregare, ti prego io. Sei buono, sono buono io. Vuoi la guerra, la voglio anch'io. Vuoi trafficare in puttane? Bene, bravo, lo faccio anch'io e diventerò il più grande ricottaro di tutta Santa Fe! E vendo tutto ciò che tu hai fatto al mio popolo! Lista giudeo di merda, arrivi nella mia valle e la prima cosa che ti viene in mente è... Ficchi ficchi, bravo, bene! Mi scopo la tua colombella fino a farla urlare di piacere! Dov'è Falco Giallo? Vedi, Ruggi, questa figura che abbiamo avanti a noi è una povera controfigura con un rame, impazzita e fuori di sé. Secondo me è una comparsa di Hollywood che ha fatto tante volte la parte dell'indiano che ora crede di essere uno di noi. Ma chi è costui in realtà? Questo è il... È un mangia spaghetti, è un mangia patate, è un mangia fagioli, è un marocchino, è un polacco, oppure... Dio ce li guardi! Brutti, guarda un po' lì sotto, è circonciso. Certo! Quello che ci vorrebbe adesso
e una bella tazza di brodo di pollo come la faceva mamma quando uno di noi aveva l'influenza. Niente pollo! No. E senti cosa ti dici di un led di avoltoio? Tutti gli uccelli sono sacri! Si muove, si è mosso. Su, avanti, respirare profondamente. Inspirare dalla narice sinistra, espirare da quella destra. 7-8 volte, sino ad iperventilare. Avrete fame? Mi alzo e preparo qualcosa da mangiare. Tutti riposi, Colombella. È ora di cena. Uomo ebreo e sua Colombella devono mettere qualcosa nello stomaco. È cosa buona e giusta. Riposatevi, giudei. Vado a vedere se nei dintorni trovo carne di coyote. Vado un po' in giro, non so bene dove. Il mio unico grande bene è fuggito lontano, inseguito da orde di caproni di merda. Venite dentro! Facciamo una grande festa! Guardatela! Guardatela, mia ragazza! Fisico da gazzella! Ehi, Colombella, ho tante belle cose per te! Oh, verdura, meloni, tanti meloni! Andrò a rubare per te, Colombella, e ti porterò tante belle cose. Bada nostro figlio, mi raccomando, bada nostro figlio, guarda, sembra un toro, è l'unica cosa che mi è rimasta al mondo. Tu diventerai capo della tua tribù, darai da mangiare al tuo popolo. My bunny is over the ocean, the ocean, the ocean. L'ingiustizia del mondo. Non mi prenderanno più per scemo. Si è sfogato adesso, sì. E allora perché non si fa un bel riposino, una bella siesta? Perché non sparisce, per cortesia sparisca? Ma no, non sarebbe incosciente da parte mia lasciarla così, in questo stato confusionale. Secondo me lei soffre di una crisi di identità dovuta a un grave problema psichico. Amore non corrisposto. Caso non raro al giorno d'oggi. Sto morendo. E chi non muore? Nel frattempo io le consiglio un mio amico che è psichiatra a San Diego ed è molto bravo. Lui sa cosa fa, la fa sedere sulle sue ginocchia. Il grande spirito è vicino. Si arrabbierà moltissimo se la vede qui. Io ascolto e mi immedesimo. Sono stato io stesso in terapia per 2 anni e mezzo, sa, prima dell'infarto. Ed allora io mi sento in perfetta armonia con il mio corpo. A parte le emorroidie. Se lei si sente in concorrenza con i suoi fratelli, ma lei ne parli pure liberamente. No! Bravo, bravo, continui così, continui, dica pure tutto quello che le passa per la mente. Gleba, questo mi passa per la mente. E adesso taglia la corda. No, mamma, cosa vuoi? Mamma, glielo lasciare. No, non voglio restare qui, per Dio. Meraviglia delle meraviglie. Io credevo di non dovermi meravigliare più di niente. Non mi sono meravigliato dei miei errori di Hitler, del tempo del giudizio di mia moglie. Allora è proprio vero. L'olocausto è sempre dietro l'angolo. Senta, io vorrei pagare i miei debiti prima. Prima di che cosa? Ora è una pompa e la mia pompa sta correndo 20 volte più veloce del normale. Un bel giorno si ferma e è finita. Se non sparisce immediatamente, la spingo giù in questo burrone. No, abbia pietà delle mie vertigini. E mi traccio pure sua figlia. No, no. Cosa fai? Non ti spogliare. Guarda che se ti svesti io chiamo subito il dottor Simcus e ti ritrovi su una sedia a rotelle nel centro regionale, poi voglio vedere. Allora sì che saranno dolori. Ecco, gratta un bianco e trovi un fascista. E tu smettila di grattare, no? La cosa che mi serve adesso è una disputa sulle ingiustizie sociali. Senti, io sono un uomo di città, tutto questo bel paesaggio, io te lo cedo molto volentieri. E visto che siamo in tema di disuguaglianze sociali, io ti lascio anche il mio cappello. Beh, oddio, non risolverà tutti i tuoi problemi, ma è il primo passo nella direzione giusta. Oh, notevole
Io prima facevo il commerciante di capelli, prima che una importante ditta del settore decretasse che dei capelli non c'era più bisogno. Ma come sarebbe? Io ho bisogno di un cappello, lei ha bisogno di un cappello perché non mi presente che nei cieli ci guarda e noi tutti gli dobbiamo rispetto. Ha detto qualcosa? Io penso comunque che questo cappello basti per eliminare le disuguaglianze sociali. Non basta. Va bene, comincia a fare un po' freddo. Ecco qua, tenga. Ho freddo anch'io naturalmente, eh? Adesso è contento? È contento? Bene, va bene. Ecco qui un bel verdone. Adesso, no, guardi, io sì che ne ho degli altri, questo è vero, ma mi servono perché devo traslocare da San Diego al Riverside. Ma hai idea di che cosa costa, un trasloco? E poi io ho bisogno di mese di una forte somma di denaro per mia figlia, per lui. Sì, almeno finché non si fa grande e lei cresce molto lentamente. Non faccio progressi con questo cuore. Guardi che io so benissimo che voi ve la siete vista brutta nei film e non solo lì. Ma un cuore malandato può far male quanto un massacro, sa? E poi lei non ha il diritto di squagliarselo dalla vita così come dopo un pranzo in famiglia senza gelato. Fa freddo, Adesso basta, eh? No, ma come no? Io non sono mica San Francesco, sa? San Martino! Che si spogliò per vestire gli nudi e che parlava agli uccelli. Secondo lei ha parlato a tutti gli uccelli dei dintorni? A occhio e croce ci deve essere stato almeno un passero, almeno uno, rimasto su un ramo a dirsi imbronciato con me. Non ci ha parlato di me, si è dimenticato. Senta, io non posso andare in giro per questo deserto nudo, non ho più neanche mia moglie bella per scaldarmi. Si mette, su, andiamo, un po' di pietà. Si mette nei miei panni, nelle mie scarpe. E va bene, ecco qui. Ecco, così non diranno che io l'ho lasciata a piedi nudi in questa terra selvaggia, poi ne ho ancora 7 o 8 paia, sai? Di tutti i tipi, da passeggio, con le stringhe, gli stivaletti, i mocassini. Di gomma? No, di gomma no, però ce l'ho già di ginnastica, sai? C'ho anche dei sandali. No, maledizione, che perché guarda anche i miei calzini? Cioè, c'è un limite a tutto nella vita, no? Ne ho ancora 25 paia, ma questo non significa niente. Scusi. A me piacciono i calzini, cosa vuole fare? Dica un po', mi vuole condannare solo perché io ho cura dei miei piedi mentre invece i suoi sono piedi di funghi? Ma non per questo io sono uno sporco razzista. No, fermo, cosa fa? Fermo. Mai mettersi la giacca prima dei pantaloni, una maledetta cosa dopo l'altra.
E continua a guardarmi con la faccia storta, come fanno certi camerieri quando vedono le mie mance. Io ho sempre avuto un problema con le mance. Non so mai quanto si debba dare. Quanto basta il 15%? E che sarà mai il 15%? Una goccia, una goccia soltanto. E poi nel nostro caso, dico io, quant'è la percentuale? Poi la percentuale di che? Mica si può pagare l'elemosina alla cassa. No! No! L'autanta, no! La buon costume è sempre dietro l'anno. E poi questo è un modello esclusivo. La nuova foglia di fico. Vals! Così dice la pubblicità. E... fa freddo, adesso. D'altronde noi siamo venuti tutti a questo mondo, c'è di peggio. Senta, perché continua a guardarmi? Che cosa altro vuole da me? Tutto! Ma io gli ho dato tutto! Ma non vale un soldo bucato! Ecco qui! Dai un dito, uno scrocone si prende tutta la mano! Ma io me ne infischio del suo dito, ne ha altri quattro! Voglio qualcosa di veramente prezioso. E che cosa? Avanti, i calcoli alla cistifelle, eh? Oppure il bestemmia, oppure, non so, la mia assicurazione sulla vita? Rudy, sentito, se lei crede di inchiodarmi con questi pregiudizi sessuali, odio questa espressione, ebbene lei ha sbagliato ebreo. Sì, no, io so perfettamente. La coppia mista è un fondamento della civiltà americana. No, io voglio solo farle notare che intellettualmente la mia Ruggi, è vero, è poca cosa, è preso mosca e tutti i suoi difetti sono una cosa straziante. Lei non ha bisogno di un marito, lei ha bisogno di un infermiere, tanto di diploma e possibilmente femmina. No, dai, no, no. Sì, ma che bravo! Ah sì, lei vuole impedirle di sbattere la testa contro la porta quando entra in camera sua, sì. Lei vuole impedirle di strillare come un maiale sgozzato quando una mosca si annega nel suo caffè. O vuole impedirle di gridare quando l'inviolabilità della vita viene violata. Lei se la sente di cambiare il pannolino tre volte per tutti. Sa cucinare spaghetti alla milanese con o senza aglio, so lavare i capelli, li ho lavati a mamma, so guarire le ali di tutti gli uccellini che ci sono, so contare fino a 10, 1, 2, 3, 4. So mostrare i miei segreti. No, 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 senti, fermati, ti lancio la colpa, se no chiamo l'FBI, la polizia, il pentagono, l'arcangelo Gabriele, Dio! Continua a guardarmi lei con quello sguardo ricattatorio. Si lamenta. Ma chi sta peggio? Chi? Io! Ah, sì. Innanzitutto, tanto per cominciare, non esiste neanche l'espressione anti-indiano. Attento, sento già puzza di sangue come in una macelleria. Comincia tu, grande capo, funghi ai piedi. Apudevu, ebreo. Cervelli soffocati al dottore umbilicale. Avvertito in una tempesta di neve. Rogerò. Tra i bidoni dell'immondizia. Punto, urlatelo! Gaffe storte, miope, presbite sino a 13 anni. Incontinente. Piscio di traverso. Meglio che far la doccia. Picchiatelo a padre, fratelli, sorelli, insegnanti dal rapino. Da 300 negri con le catene di biciclette e persino da un sinistro di mia moglie bella. Elettroshock nella clinica del Ku Klux Klan. Non esiste. Eccezione. Urlatelo! Vedovo, divorziato, sessuomane, bucomane, quasi sempre solo, sempre abbandonato,
mai amato. Zio linciato a Disneyland. Zia bruciata a Treblinka. E acqua passata. Ah, ma già si ricomincia. Essere ebrei non fa più audience. Tu scegli. Tanto, ai peli del pube. Non esiste. Misteri della natura. Due a uno. Confuso. Deriso, schernito, smarrito, scacciato, perseguitato, accusato, maleducato! Cazzate! La mia patria è nella tomba! Due portoricani mi hanno ucciso, il cane con le mazze da baseball perché era bianco! Parità! Un momento! Un momento! Nonno Occhio di Falco, capo Cirocchi, colosso di rame alto 3 metri senza stivali, 150 chili senza calzoni, guerriero senza pietà, con cancro al fegato per troppa colite. Quando compì 70 anni, in una bella giornata d'estate, si dipinse il volto e contro Washington si mise sul piede di guerra. Voleva finalmente libertà per il suo popolo e per la sua terra, le praterie, i boschi, per i sacri sentieri di caccia. Qui, dove si può morire a testa alta, come un uomo che si tramuta in roccia. Ma questo popolo di vigliacchi, finiti ormai, lo chiama pazzo, lo deride. Allora lui si rivolge a noi bambini. Cavalcheremo contro Washington e in 6 settimane ci insegna a cavalcare, nuotare, a strisciare tra i cespugli senza far rumore e a uccidere, uccidere, a uccidere con il macete e le frecce avvelenate. Il più grande ero io. Avevo 10 anni. Allora venne l'agente della riserva, il signor Samuelson. Sta a sentire, capo. Quelli hanno carri armati e bombardieri. Eccoti $300. Va a Washington. Parla chiaro col presidente. Digli, ridacci la nostra terra e la nostra libertà, se non vuoi che metta tutto a ferro e fuoco. E così, il giorno dopo, un'altra bella giornata d'estate, arriviamo a Little Chattanooga. L'autobus per Tulsa è in ritardo. Aspettiamo al bar. Lui ha sete. Dopo il terzo bicchiere di rum, lo tiro per la mano, basta, nonno! Lui non è un ceffone. Alle 6 di sera è pieno come una botte. Si è scolato tutti i $300. L'autobus è arrivato ed è ripartito. Le ombre si allungano. Il nonno dai muri, fa pezzi bar, specchi, bancone, tavoli, tutto! Poi arrivarono 3 bestioni bianchi. Gli rompono il naso e gli spaccano le ossa. Ci incamminiamo verso casa. 2 guerrieri senza gloria. Il popolo ammutolito sta ad aspettare. Lui si vomita addosso, si ritira nel suo wigwam, fuma una pipa, si lava dalla testa ai piedi e si impicca la sua cintura bianca. Max! Fatti un po' te, con chi stai? Sempre dalla parte dei perdenti. Eppure Dio ama i perdenti. Allora perché con me non parli? Silenzio, lassù nei cieli. Fammi un po' a sentire tu, pelle rossa, paraculo color rame. Ah, tu quindi stai peggio di me, eh? E cosa sarà mai il tesoro degli Inca? Mentre noi ebrei eravamo costretti a girare per il deserto con il Padre Eterno che ci tormentava. Fate questo, fate quello, non toccate questo, attenzione a quell'altro. Hai mai provato a vivere di manna? Sei mai stato su una sauna della 99esima con tutti quei lunghissimi cazzi neri che ti ballano davanti agli occhi? Eh? Hai mai provato a spiegarti perché? Proprio tua figlia deve essere ritardata. Annaffia i gerani sulla sua finestra e sulla sua finestra non ci sono gerani. Allora io le dico, Maruti, anima mia, che cosa fai? Non voglio rischiare, i fiori hanno sete, hanno bisogno di acqua. Bimba mia rosa di Sharon, graziosa vergine, ma perché nessuno vuole farlo con questa cretina zombie mongoloide francia in questa faccia di pechinese rasato? Forse tu stai peggio di me, pelle rossa, ma io sono peggiore di te. Dio parla solo con i delinquenti.
rubato i soldi dal salvadanaio di mia madre per comprarmi i Blue Skies di Bing Crosby. Io ho messo un ragno dentro le camicie di mio padre. Io mi sono fatto le seghe tra le tende di brocato di zia Marta. Io ho imbrogliato il mio socio in tutti i modi, anche a scacchi, sì? Mentre mi andava a pisciare io gli fregavo i pedoni. Nel 55 io l'ho denunciato agli sbirri di McCarthy e quando lui stava in prigione perché non voleva far nomi neanche il mio, io mi sono fatto sua moglie Jenny. E per quanto riguarda questa creatura, questa rosa di Sharon quando aveva 3 anni e mezzo, io la portai al mare. Volevo annegare questa maledetta storia nell'oceano quando dietro le dune è comparso l'arcangelo Gabriele che mi ha detto: Harold Weisman, se vuoi uccidere qualcuno, uccidi te stesso. Altrimenti non ti rivolgo più la parola. Ti ricordi? Ti ricordi? Il sole cocente, il rumore delle onde, io che leggevo Playboy, tu che facevi un castello con la sabbia. Arrivava il mare e te lo portava via. Tu lo rifacevi e il mare te lo riportava via. Allora io ti ho preso la mano e tu mi hai detto: dove andiamo, padre? Dal dio degli storpi. Necessariamente con me. Dancing under an apple tree, baby, be good to me. Tu avevi un abitino beige con una scollatura vertiginosa e mi lasciasti sbottonare. Non ci hai mai creduto che so contare fino a 10!
bella donna. Il mio nome è Gigi Goldberg. Mia madre era una scopa. Si chiamava Juanita. Mio padre sparì quando io avevo 3 anni e non si è più visto. Il mio nome è Colombella. È lunga la strada per Santa Fe. Lunga quanto?